Bentornati anche oggi sul mio canale, anche oggi per un video vlog che voglio dedicare chiaramente alla storia del Festival di Sanremo. Storia del Festival di Sanremo che però la raccontiamo in maniera molto diversa, facendo il percorso degli artisti che attualmente ci siamo dimenticati e che hanno bisogno di essere ricordati, i famosi dimenticati del Festival di Sanremo. Allora, questo Festival di Sanremo di cui vi parlo oggi è quello del 1999, perché ci sono altri quattro artisti dimenticati che dobbiamo assolutamente ricordare. Ma prima però di fare questo, volevo ricordarvene almeno due dell'anno precedente che vanno assolutamente rivisti e che hanno fatto parte del Festival di Sanremo del 1998. Se vi piace questo argomento dedicato agli artisti dimenticati del Festival di Sanremo, vi consiglio anche la playlist che include tutti i vlog dedicati al Festival di Sanremo e ai cantanti dimenticati. Sono molti i vlog, chiaramente, lo sapete, l'esempio ve lo dà proprio anche questo vlog. Guardate il numero, siamo arrivati al volume 42, perciò sono tantissimi, dove vi racconto tutti gli artisti che hanno fatto Sanremo, ma che ci siamo dimenticati. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella, anche oggi vi auguro una buona visione e benvenuti sul mio canale. Al Festival di Sanremo del 1999 si presenta un artista che si chiama Daniele Groff, di Trento, cantautore italiano. Nelle sue canzoni si riconoscono dal punto di vista musicale delle sonorità che sono molto note perché richiama spesso le sonorità Britpop degli Oasis. Lui dichiara che proprio gli Oasis sono stati quel gruppo che lo hanno ispirato nella musica. Ti adoro alla sera. Daniele Groff frequenta nella sua città il liceo musicale sperimentale, si diploma poi in pianoforte presso il Conservatorio Statale di Musica e poi approfondisce la conoscenza dell'oboe e del violoncello, ottiene anche il diploma inferiore in entrambi gli strumenti. La passione per il Britpop lo spinge all'età di 19 anni ad attraversare il Regno Unito con la sua moto. L'episodio scatenante, questo viaggio in moto attraverso l'Europa, è la volontà di raggiungere l'allora ex fidanzata a Parigi, pur senza conoscerne l'indirizzo. E l'aveva perso, perché poi c'è arrivato a Londra, vedrai, l'aveva perso, eh. Non avendola rintracciata, infatti, il cantante poi decide di continuare il suo tour. E lui raggiunge quindi Londra. Nel 98 incontra Marco Patrignani, che sarebbe il produttore e l'autore di Massimo Di Cataldo, di Anna Oxa. E questo produttore offre la possibilità a Daniele Groff di produrre tra Londra e Roma il suo disco d'esordio per un'etichetta indipendente che è la Roadhouse Music, che ha licenza BMG. Il singolo d'esordio sarà Daisy e vince l'edizione del 98 di Sanremo Famosi. Trasmissione condotta da Max Pezzali e Alessia Merz. Daisy, mille persone. Da questo album estrarrà, oltre a Daisy, altri quattro singoli di successo: Io sono io, L'America, che fra l'altro sarà un brano scelto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la campagna sulla prevenzione dell'AIDS del 99. Poi includerà Adesso, che è la canzone con cui fa Sanremo del 99, ed Everyday, che sarà una canzone scelta da Pieraccioni per il film Il pesce innamorato. Questo album, con i suoi cinque singoli, supererà le 100.000 copie vendute. Io penso a te. Nel 2001 pubblica il secondo album, si chiama Beat, con la produzione artistica di Groff e Francesco Valente, che si svolgerà fra Los Angeles e Roma, e arrangiamenti d'archi di Malone, che già aveva fatto cose importanti, aveva già arrangiato dischi di Madonna, ad esempio, degli Scancanensi, Trevor Horn, Massive Attack, di UB40. Tre i singoli estratti, l'hit radiofonica If You Don't Like It, Anna Giulia, che parteciperà al Festival Bar del 2001, e Lori, che vanterà la collaborazione di Lucio Dalla come autore del testo.
tutti gli 8 singoli tra primo e secondo album, raggiungeranno la top 20 Music Control. Il terzo disco di Groff si chiamerà Mi Accordo. Il primo singolo estratto da questo disco è Sei un miracolo, che sarebbe una ballata che Daniele Groff presenta al Sanremo numero 54. Questo brano va direttamente al numero 10 nella playlist delle radio e porta Daniele Groff a esibirsi alla presenza di Papa Giovanni Paolo II. Il secondo singolo che fa uscire è Come sempre, e con questa canzone andrà al Festival Bar del 2004. Il terzo singolo estratto da questo album, Mi Accordo, sarà Morning e sarà il primo in lingua inglese. Nel 2007 pubblica il singolo Prendimi, scritto con Inkel, come anteprima per un futuro quarto album in preparazione. Nell'estate dello stesso anno apre in acustico i concerti di Renato Zero. Durante l'estate del 10 prende parte anche al Summer Music Festival. Nell'agosto del 12 avvierà un progetto su una piattaforma francese con lo scopo di raccogliere i fondi necessari per produrre il nuovo disco. L'iniziativa ha successo e alla data di scadenza del 20 ottobre successivo, la cifra prefissata di 10.000 euro viene raggiunta e superata addirittura di 1.690. Nel 15 pubblica il singolo Bellissima la verità e nel giugno del 16 un nuovo singolo, Sempre nella mia testa. Al Festival di Sanremo del 99 si presenta anche una cantante di Palermo, si chiama Filippa Giordano, cantante italiana naturalizzata messicana che fa un genere molto particolare, è un crossover classico. Nasce come interprete di brani di musica leggera, ha un'estensione vocale da cantante di musica lirica ed è figlia d'arte, eh? Il padre è Marcello Pecorella, che è stato cantore nel registro di basso nel coro della Cappella Sistina. È molto popolare attualmente in America Latina, ha un repertorio, tante canzoni che sono di opera, ecco, vengono dalla musica classica tipo Castadiva, La Banera. Ha debuttato però nel 99 a Sanremo. La canzone era Un giorno in più, un brano che poi si classificò secondo nella categoria delle nuove proposte. Nel 2001 tiene un concerto al teatro Alighieri per il Ravenna Festival. Nell'autunno dell'1 ha registrato il brano Stella, incluso insieme ad altri brani di Andrea Bocelli nella colonna sonora di un film. Il film è Vaillant di Renzo Martinelli. Nel 2 partecipa nuovamente a Sanremo. Questa volta lo fa con una canzone che si intitola Amarti sì. Verso la fine del 2005 pubblica per un'etichetta giapponese un album, Prima Donna. Contiene sia canzoni in lingua italiana che in lingua inglese. A qualche settimana di distanza sul mercato giapponese viene poi pubblicata una collezione dei suoi principali successi. Nel 2006 l'album Prima Donna viene distribuito anche in Messico con l'aggiunta di due bonus track in lingua spagnola. In questo disco, fra l'altro, canterà anche una sua versione, cantata in spagnolo, di Woman in Love, il grande successo degli anni 80 di Barbara Streisand. Questo disco raggiunge i primi posti delle classifiche di vendita messicane ed è stato accompagnato da un breve tour. Considerato il successo avuto dal disco, è stato successivamente pubblicato il DVD che registra le performance live. Tra il 2006 e il 2007 gli album Filippa Giordano e Il Rosso Amore sono stati ristampati e distribuiti per il mercato messicano. Nel 2010 Filippa Giordano ha poi ottenuto la cittadinanza messicana. Al Festival di Sanremo del 1999 esordisce anche Francesca Chiara. Suo nome per esteso, Francesca Chiara Casellati, lei è di Padova. È una cantante italiana e dopo aver fatto un'esperienza discografica da solista nella fine degli anni 90, oggi in realtà è la cantante e autrice di un gruppo gothic metal che si chiama Love Crave. Francesca Chiara
A 17 anni vive per un anno a San Francisco e studia lì canto, chitarra e si unisce a band locali per eseguire i suoi primi concerti. Torna poi in Italia, fonda i Mystery, una band hard rock, e lo fa insieme a Simon Dredo, Mauro Lentola, con i quali produce il suo primo EP di 4 canzoni. A 19 anni poi va a Milano, dove inizia la sua carriera da professionista insieme al chitarrista rock Tank Palamara. Nel 97 firma il suo primo contratto con la Sony e pubblica il suo primo singolo, si chiama L'Onda, che entra in classifica in Grecia e gira nelle radio di tutta Europa. Nel 98 esce il singolo Streghe, dal quale nasce un video e consente il superamento delle selezioni per il Festival di Sanremo. Nel 99 parteciperà al Festival nella categoria 9 proposte e si classifica al 7° posto con una canzone che si chiama Ti amo che strano, pubblicata come singolo, e nello stesso anno esce il suo primo album che si intitola Il Parco dei Sogni. Negli anni che seguono la sua carriera prosegue su reti televisive e radio, ma soprattutto fa concerti live e si divide fra l'Italia e la Germania. Nel 2003, dopo alcune esperienze nella musica elettronica, fonderà con Tank Palamara i Love Crave, una band che unisce sound diversi, rock, gothic, electropop, il metal, la dark wave. L'11 marzo del 2006 la band firma un contratto con l'etichetta tedesca Report Records, specializzata in gothic metal, e il primo CD del Love Crave, che si chiama The Angel and Raid, esce in tutta Europa il 30 ottobre del 2006. Nel 2010 poi esce il secondo album di questa band, si chiama Soul Saliva, prodotto da Tank Palamara e da Max Cassan. Riprendono poi il tour e le partecipazioni ai festival fino al 2011, quando poi la band si ferma perché nasce Leonardo, e cioè il figlio di Francesca. Nel 2013 Francesca Chiara fonda la Scale Music School a Segrate, in provincia di Milano, e sarebbe una scuola di musica moderna. Quando lei non c'è, dirige l'orchestra Roberto Baldi. Canta Irene Lamedi. Quando lei non c'è. Al Festival di Sanremo del 1999 arriverà anche Irene Lamedica, cantante, DJ, conduttrice radiofonica italiana di Milano. Irene Lamedica in realtà ha origini foggiane, inizia la sua carriera musicale nell'88, a 20 anni e incide il singolo Baby Let Me Kiss You, con il quale poi partecipa al disco verde del Festival Bar. Viene notata da Claudio Cecchetto, inizia a lavorare per Radio Capital, conducendo un programma di cui è autrice anche, un programma che è dedicato alla musica rhythm and blues. Grazie a questa esperienza poi viene scelta da Saturnino e partecipa al suo album, che si chiama Zelig. Inizia una collaborazione con la Sole Luna, che sarebbe l'etichetta di Jovanotti, che poi la porta alla pubblicazione del suo album d'esordio, che si chiama Dolce Intro, di cui è autrice dei testi e anche coautrice delle musiche. Lei è molto appassionata di musica rhythm and blues, di hip hop, una passione che la porta a collaborare con molti rapper, fra cui anche Neffa, con il quale duetterà nella canzone Portami Fuori dal Tempo. Nel 98 condurrà un programma 1212 su Radio DJ e successivamente poi parteciperà a Sanremo. La canzone che porterà si intitola Quando lei non c'è. Nel 99 esce poi il suo secondo album, si chiama Soul Sista, che contiene, oltre alla canzone di Sanremo, anche 7 giorni su 7, che avrà un buon successo radiofonico, scritto con la collaborazione di Carmen Consoli. A questo disco collaboreranno anche Saturnino, Camilla, Jasmine e Tormento. Continuerà poi a lavorare per Radio DJ, condurrà un programma tutto suo che si chiama proprio Soul Sista. Nel 2005, insieme a Steve Dubb, fonda la Too Deep Records e pubblica un singolo, Prendi e Vai, in collaborazione con Messi B e Jabba e Don Corleone. Nel 2006 pubblica un EP dal titolo Dal tramonto all'alba, parte 1, con la collaborazione di Mondo Marcio. Questo singolo, tratto dal disco, è Sabato d'aprile. Il 7 febbraio del 2007 uscirà Dal tramonto all'alba, parte 2.
dall'8 gennaio dell'11 conduce il programma radiofonico Urban Suite su Radio 2, interrotto poi nel settembre del 13 per decisione del direttore dell'emittente. Da maggio del 19 torna alla conduzione sulla nuova Radio Milano International, con la striscia settimanale dal nome H-Soul Sista, in compagnia di Stevie W. Carelli, dopo un lungo periodo nel corso del quale si era poi dedicata alla realizzazione di podcast dedicati alla Black Music.